Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Inizialmente avevo pensato di fare solo un in segreto, ma ci credete che ho cercato tre parole richieste da voi e ho trovato tre segreti in totale. Allora ho pensato, perché mettere da parte le richieste dei miei iscritti? Oltre però l'in segreto che durerà pochissimo, alla fine vi lancerò l'idea per il prossimo video, fermo restando che potrete sempre proporne ancora altri qui sotto nei commenti. Usatela questa sezione commenti. La zia Mirella mi aveva chiesto i segreti su Cristiano Ronaldo. Ma siccome la maggior parte erano sconci, ho preso l'unico che sconcio non era. Ragazzo di 16 anni. Sono malato io o Ronaldo con quel codino sembra un ananas? Io appena l'ho letto ho avuto questa reazione. Poi sono andato su Google, ho cercato questa foto di Cristiano Ronaldo e in effetti non ho potuto dargli tutti i torti. Questi codini che vanno di moda adesso. Non si tratta del fatto che stiano addosso a dei ragazzi maschi, sono proprio brutti secondo me. Poi Grizzly mi aveva chiesto la parola soddisfazione, ma la maggior parte dei tag soddisfazione contenevano soddisfazioni senza la parola soddisfazione, a parte questi due. Uomo di 24 anni, piccole soddisfazioni personali. Nel locale dove lavoro sono partito come lavacessi e adesso sono stato nominato responsabile di cucina. Siamo tutti dipendenti giovanissimi. Mi sento soddisfatto di me stesso. E allora, mio caro, tu vivi di soddisfazioni magre nella vita perché fino a prova contraria, se non ci fosse un lavacessi a lavare il tuo cesso del bar dove sei andato con gli amici, probabilmente ti lamenteresti che sul cesso non puoi fare la pupù perché è troppo sporco. Quindi un po' più di rispetto per i lavacessi, grazie. Come li chiami tu, ovviamente continuo a chiamarli così per sarcasmo. E infine, le soddisfazioni magre delle persone riguardano anche la nostra ragazza di 16 anni. Che bello quando litighi con il tuo ragazzo e quando gli scrivi ok, ciao, capisce di aver sbagliato e ti chiede scusa. Perché buonanotte col cuoricino. Piccole soddisfazioni. Cioè, una che scrive così a me dà l'idea che provochi apposta il litigio con il suo ragazzo per farsi coccolare dopo. Voi cosa ne dite? Scrivetelo sotto nei commenti, nella famosa sezione commenti, tanto bistrattata. Bene, se io appunto avessi dovuto fare un video in segreto, sarebbe finito qui. Allora ho pensato, cosa non c'è sul mio canale? Sul mio canale non c'è ancora un video, ahi mai. Lunedì prossimo voglio fare sul mio canale un video con domande che inizino per ahi mai. E le domande ovviamente le farete voi. Non mi arrischio nemmeno a fare un post su Instagram perché non mi seguite su Instagram. Quindi facciamo che le domande me le scriverete qui sotto nei commenti. Se non mi conoscete non importa, arrischiatevi comunque a fare una domanda che inizi con ahi mai, perché mi rendo conto che le domande libere vi mettono più in crisi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Cercheremo di farlo durare il più possibile, magari con qualche sorpresa che non vi dirò. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Se vi funziona, perché la mia non funziona più e vi chiedo scusa se non commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.